Vabbè, tu te la giri così, eh? Oh, mi scusi, non volevo disturbarla. Che fa, caccia? Che bello, una visita. È una cosa rara. Cosa ne pensi della mia torre? È il gioiello della zona contaminata, vero? Direi che sono proprio orgoglioso. Guardi, sono contento per lei. È stato molto utile per trovare dove devo andare. Sono davvero impressionato. Esatto. So che avete un problema con dei ghoul. Posso fare qualcosa? Diamine, hai veramente perso la ragione. Ghoul? A vivere qui? Stai dicendo sul serio? Sei bravo a parole, ma con i pugni come te la cavi? Alcuni residenti potrebbero essere d'accordo. Non credo che mi darebbe poi così fastidio se i ghoul dovessero vivere qui. E sarebbe un ottimo sport dare loro la caccia se si comportano male. Vedrò cosa posso fare, vecchio. Allora, sergente, torniamo un attimo a casa. Ehi, hey, Watsort! Come posso servirti, padrone? Hai un nuovo amico! Sergente, consideri questa casa sua ora. Meglio cambiarsi vestito prima che qualcuno pensi che io stia col nemico. Questa cosa mi ricorda che c'è un altro glitch che potremmo sfruttare, effettivamente. Abbiamo bisogno di due cose. Prima di tutto, un loot che spawna naturalmente. Quindi dobbiamo mettere all'interno del box una grande quantità di oggetti. Premiamo A e il tasto sinistro immediatamente. Abbiamo sbagliato. È una cosa molto difficile da fare. Ok, tasto sinistro A, scompare tutto, però la finestra è rimasta. Quindi, perfetto, si sono duplicati. Fantastico. Vediamo se posso rifarlo quante volte vogliamo. Ok, ce l'abbiamo rifatta. Denaro scomparso e rottami di nuovo nell'inventario. 177 rottami. Possiamo farcela. Ad esempio, potrei prendere tutti questi libri. Sono sicuramente molti di più del denaro prebellico che ho. Perfetto. Abbiamo ripulito praticamente tutta quanta la biblioteca. D'altronde, quale altro posto sarebbe migliore per trovare roba inutile? Abbiamo fin troppo peso. E ora il vero problema. Tornare a Megaton con tutto questo peso. Per fortuna non siamo troppo lontani da Rivet City e possiamo prendere una carovana. Dopo tante peripezie, per fortuna siamo riusciti a tornare. Quindi devo trovare una cesta che è spawnata che ancora non ho preso. Ad esempio, lasciamo giù i libri. Tasto sinistro A. Tasto sinistro A. Perfetto. 155 rottami di ferro. Fantastico. E siamo vicinissimi a Megaton, il che vuol dire che mi basta qualche macchina per fare un sacco di rottami di ferro. Per fortuna che molte macchine ancora non le avevo toccate. Ok, ci vuole un po' di manualità, ma alla fine si impara. 300 e passa rottami di ferro. Abbiamo tante macchine da controllare qui, ragazzi. Much later. E dopo davvero tanto tempo e tanti rottami, alla fine un bel po' ne abbiamo fatti. Walter, svegliati, Walter! Walter, svegliati, Walter! Sì, cosa c'è? Tieni, c'ho dei metalli. Tieni tutto quello che ho. Bene, ok. Fammi contare. Oh, Walter, tu sì che sei un bravo uomo. E siamo saliti di livello e come? Ok, ci vorrà un po' di tempo qui. Little that night. Altre abilità? A quanto pare otteniamo un'abilità sola. Il che vuol dire una cosa: che dovevo fare un livello alla volta. Orca miseria. Tu sai cosa vuol dire questo, no? Che devo rifare tutto da capo. Ho avuto un'idea geniale. Aspettami, Walter, aspettami. Fa vedere, dovrei avere... Esatto, qualcosa qui. Vediamo. Perfetto, cosa ho ottenuto? 8000 stura lavandini. Va bene, va bene, va bene, va bene così. L'importante è avere questo numero. Certo che 8000 stura lavandini. Che ce ne facciamo, no, sergente? Passeremo un sacco di tempo, Walter, io e te assieme. The next morning. Ok, e con un po' di ingegno e tanto tempo consegniamogli gli ultimi rottami di ferro. E con tutti questi rottami ci siamo fatti un bel po' di soldi, un bel po' di esperienza e tante nuove abilità. Grazie di tutto, Walter, ci vediamo la prossima volta. Ora mi sento molto più leggero. Meglio lasciare giù qualche soldino da parte. Non si sa mai cosa può succedere. E ora che possiamo portarci anche più peso, non devo più rinunciare a nulla. Giusto, sergente? Ora che siamo ufficialmente ricchi, possiamo andare a parlare con la gente ricca senza nessun problema. Se mi fanno entrare, però. Bel vestito, signora. Ciao. Ciao. Allora, con chi devo parlare per questo problema? Gustavo, devo parlare con te? Hai qualcosa da dire? Sì, ho parlato col signor Tenpenny. Come ti sentiresti ad avere dei ghoul qua vicino? No. Beh, peccato che è una sua richiesta. Davvero? Tu? Puoi provarci se vuoi.
Ma non venire a piangere da me. Non ti preoccupare. Si nascondono nei tunnel della metropolitana qua attorno. Vivono con dei ghoul feroci. Fai attenzione, anche Roy sembra vicino a diventare... Ci penso io. Hanno bloccato l'entrata principale. Passa dallo scalo ferroviario. Esiste sempre un'entrata secondaria, mio tesoro. Comunque finiamo di fare i ricconi, sergente. Abbiamo una missione. Forza, mio amico robotico. Entriamo nella metropolitana. Cerca di non fare casino e vedrai che andrà tutto bene. Allora, dobbiamo iniziare a decidere come sistemare la faccenda. Lo facciamo in modo pulito oppure lo facciamo in modo pacifico? Tu, per esempio, sei violento, vedo, eh? Beh, mi dispiace. La mia è solo autodifesa, ovviamente. Ma levati! Lo so, non è colpa vostra. Non siete più umani da molto tempo. Forza, vieni qui! Forse però in spazi così ristretti è meglio cambiare arma. Sai, Dark Souls insegna... che armi grosse e muri non vanno d'accordo. Un'arma di piccole dimensioni è molto più pratica in questi spazi. Ma quanta bella luce che facciamo! Arriva qualcun altro? Arriva qualcun altro? Allora, Ghoul, vengo qui in pace. Non sto scherzando. Vieni qui, dobbiamo fare due chiacchiere. Non voglio sprecare pallottole per te. D'accordo, metti giù l'arma e la metto giù anch'io. Parliamo in modo civile. Che ci fai da queste parti? Non è sicuro per quelli come te stare qui. Hai ragione, ma sono qui come pacere. Ah sì? Ti sta aspettando? Beh, allora corri. Non ti conviene far aspettare Roy. Non è un tipo molto paziente. Ho visto l'altra volta. Ti ringrazio. Allora, Roy. Ehi, tu, aspetta. Che diavolo sei? Uno che vorrebbe la tua bellissima armatura. Sono qui come pacere. Ah, no? Beh, per tua fortuna non ho intenzione di farti a pezzetti. Fai attenzione. Non ci piacciono molto gli estranei. Specialmente i leccaculo. Ah, certo. Ti sto solo avvertendo, non ti sto minacciando. Capisco. Astuto da parte tua. Se provi a fare qualche idiozia, ti faccio fuori. Quindi, evita. Eviterò. La sua cerchia di arrivisti elitari riceveranno presto una bella lezione. Non possono tenerci fuori da quella torre per sempre. Ma se invece abbassiamo i toni e la facciamo in modo più tranquilla questa cosa? Ah, those snooty bitches probably can't stand living with each other, let alone with us. Io credo che possiamo. Then we'll do it my way. You get that escape door in the Tenpenny basement open, and I'll unleash those ferals on them. No, te l'ho detto. Modo tranquillo. Lo convincerò a farvi vivere là, non ti preoccupare. La pensi così? Provaci pure, ma stai sognando. Aspetterò che tu ci provi, ma poi farò a modo mio. Tu lasciami provare. Gustavo, troverò un modo non violento per questa situazione, sappilo. Oh, cos'è questa roba? Di chi è questa stanza? È sua, Susan? Ma che qui mi vede per caso? Bella macchinina. E questo me lo prendo io. Signorina, le dispiacerebbe, esatto, magari andare a dormire, non lo so, fare qualsiasi cosa? Brava, Susan, brava, vai a farti un giro, vai. Ci penso io qui, non ti preoccupare. Grazie. Oh, Paloma, mi piace. Bello questo. M76 Linda, molto bello. Tutta roba con gli scope e un laser a occhi rossi. Ovviamente con il mirino. Bello. Troverò il modo per arrivare ai generatori. Devo solo trovare il modo di aprirla. Tu puoi aiutarmi? Aha! Hai esplorato la torre. Ben fatto. Diciamo che Gustavo non è l'unico. Oh, qualcuno che sa qualcosa. Potresti prestarmela? Vai a prenderli. Perfetto, ora che abbiamo la chiave, possiamo entrare, sergente. Porta aperta. Ben fatto, ragazzo. Vediamoci vicino all'entrata anteriore. Ho per te qualcosa che impedirà ai feroci di morderti il culo. Sì, ma Roy, abbiamo detto di no violenza, eh? Abbiamo detto no violenza. Come sei arrivato qui? Ben fatto. Ecco, prendi questa maschera. Ti terrà al riparo dai feroci. Non ti avvicinare troppo a loro o ti spazzeranno via. Sì, ma tu non dimenticare qual è il nostro accordo. Sono bellissimo. Cosa prendiamo oggi? Questo ci trasformerebbe in una vera e propria macchina da guerra. Beh, d'altronde abbiamo parlato anche con degli androidi, quindi facciamo il 10% in più di danno a qualsiasi cosa e la nostra precisione è aumentata del doppio. Grazie. Ora sì che mi sento più sicuro. 20% in più di cura e 20% in più di danno a qualsiasi cosa organica. Ma perché no? Porca miseria, Roy! Avevamo detto no violenza! Oh, ma andiamo!
Roy! Hai ucciso un dottore, ma te sei scemo! Signor Tenpenny, ho fatto un casino! Le chiedo scusa! Le chiedo scusa! Beh, Roy, spero tu sia contento! Forza! Qui ci sono omicidi e mutilazioni in corso. Forse è meglio se parliamo dopo. Non ricordavo quanto fosse divertente sparare ai feroci. Ah sì? Era questo quello che volevi, Herbert? Beh, se esiste una morale a tutta questa storia è che forse, a volte è meglio farsi i cazzi propri. Roy, credo che tu abbia un serio problema. È stata colpa mia, hai ragione. È colpa mia, risolvo io il problema. Ed ecco l'unica cosa buona che abbiamo guadagnato da tutta questa situazione. Sergente, andiamo. Abbiamo un sacco di gente da far fuori. Tutta quella povera gente. È colpa mia. Abbiamo alterato un equilibrio già molto precario. E questo ne è il risultato. Ecco, sergente, faccia qualcosa anche lei, si diverta. Abbiamo commesso un errore. È giusto pagarne le conseguenze. Sergente, quello che è successo qui oggi non dovrà mai uscire. Quello che è successo qui oggi è stato un genocidio, ma cosa più importante, un altro errore della mia vita. Mi ero sbagliato sul tuo conto. Già, io mi ero sbagliato sul conto di Roy, quindi abbiamo sbagliato entrambi a quanto pare. Quello che è successo qui oggi, non ne parleremo mai più, sergente. Mai più. Andiamocene, soldato. Cerchiamo di dimenticare ed andare avanti.